scritto nero su bianco che la giunta ha deciso di esternalizzare i servizi dell'AMA. Il monitoraggio, così come è scritta la delibera, è soltanto una scusa. Sciopero, 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 sciopero. Noi siamo qui per chiedere al sindaco Marino e alla giunta e anche all'assemblea capitolina di cambiare la delibera per l'affidamento del servizio di igiene urbana ad AMA S.p.A. Così come è scritta, che la delibera che concede l'affidamento per 15 anni apre la strada alle esternalizzazioni, alle privatizzazioni. Iniziamo questo presidio parallelamente alla discussione in aula, per cui sarà un presidio che seguirà la discussione in aula fino a nuovi sviluppi. Ma qual è il vero problema di AMA? Ci abbiamo i dirigenti che li fanno lavorare nelle periferie, nelle sedi territoriali di zona, li fanno lavorare all'incontrario perché non prendono suggerimenti, non prendono suggerimenti dagli anziani preposti in zona, capo zona, capi squadra, non li prendono. Adesso arrivano gli ingegneri nuovi che sono ingegneri e si inventano di fare le cose così a casaccio. Ha capito qual è il problema? Ci fanno lavorare male perché qualcuno vuole le cooperative. Sono i mezzi che non ci abbiamo, perché noi abbiamo i mezzi per strada allo Stato Brado, dove ci fregano il gasolio, dove rompono i mezzi e siamo senza furgoni. Secondo lei come sta affrontando Marino tutta questa situazione? Secondo me non la sta affrontando bene, perché noi siamo tutti padri di famiglia, abbiamo bisogno del posto di lavoro e è sacro, non ce lo deve togliere nessuno.